Tragedia del pomeriggio di ieri a Montecorice. Francesco Guidone, 53enne di Sarno, ma conosciuto anche a Nocera Inferiore, dove gestiva tempo fa insieme alla moglie una pizzeria, è annegato al largo tra la località di Riperosse e Casa del Conte. L'uomo in vacanza in Cilento stava facendo il bagno quando, forse per un malore o per il mare mosso e la forte corrente, è annegato. Una spiaggia a cui il professionista era particolarmente legato, da anni aveva una casa nel centro storico di Casa del Conte, frazione di Montecorice. Guidone, dipendente dell'Inps, era innamorato della piccola località balneare. L'uomo, secondo le indiscrezioni, era morto da poco tempo, era stato portato a riva da alcune persone presenti, tra cui i bagnini del vicino stabilimento balneare che avevano lanciato l'allarme e poi l'avevano trasportato fuori dall'acqua. Sul posto, oltre agli uomini della guardia costiera di Acciaroli e di Agropoli, è giunto il medico legale per determinare le cause del decesso. Tra le ipotesi più accreditate c'è quella dell'annegamento in seguito ad un malore, anche perché ad un primo esame non sarebbero emersi segni di violenza per cui il 53enne si sarebbe allontanato a nuoto da solo e si sarebbe sentito male mentre era a largo, senza nessun bagnante nei paraggi che potesse accorgersi delle sue difficoltà. Le indagini continuano e non si esclude che possa a breve essere fissata anche un'autopsia per fare definitivamente luce sulle cause del decesso.